che va da sola, tua musica è tutta vera, su quell'onda dove si vola. Posizione Bruzza, questa sera è anche il presidente della provincia di Novara, Diego Suzzani. Cosa ne pensa lei di questa serata e cosa si discuterà? È una serata molto importante perché l'ospite di questa sera è un ospite importante, è il segno della legalità e che tanto ha bisogno la nostra nazione, tanto ha bisogno anche, devo dire la verità, la provincia di Novara. Quindi sono venuto a portare il mio contributo e soprattutto con la mia presenza al riconoscimento di un'associazione importante come quella presieduta da Rocco Zoccari, che sta facendo un ottimo lavoro sul nostro territorio e quindi è bene sostenere anche iniziative di questo genere. La ringrazio. Grazie a lei. Dicevo, questa è la cerimonia dei premi Bruzza Novara 2010, che sono stati istituiti quest'anno dopo 20 mesi di attività dell'associazione. Sono premi che riguardano il mondo dei giovani, con delle borse di studio a ragazzi delle scuole medie e superiori, delle scuole medie e delle scuole superiori della provincia di Novara, un mondo dei giovani a cui noi siamo particolarmente attenti e che pensiamo di aiutare stimolandoli in questo loro percorso formativo, con delle borse di studio che speriamo siano sempre più numerosi. Poi l'altro tema che ci sta particolarmente a cuore è la legalità e il riconoscimento verso la storia dell'associazione, verso la storia dell'emigrazione calabrese, eccetera. E i premi riguardano esattamente due, riguardano due persone che si sono particolarmente, a nostro modo di vedere, distinti ovviamente in questa fase, in questo loro essere novaresi, e invece due riguardano due persone dello Stato, due uomini dello Stato impegnatissimi in Calabria nella lotta all'andrangheta. E siccome noi riteniamo che il tema della legalità debba essere centrale in tutta l'attività della società civile calabrese, anche quest'anno abbiamo iniziato questo percorso. Poi il mondo dei vecchi, degli anziani, dei vecchi, della terza età, alla quale noi guardiamo con grande, tra virgolette, cuore, con grande interesse, tant'è che abbiamo aiutato un centro di medicina solidale in Calabria che è stato fondato dall'ACE, l'Associazione Calabrese di Epatologia, alla quale noi contribuiamo con un impegno notevole tutto l'anno, perché teniamo anche a questo momento, a questo centro, a questo importante movimento che sta nascendo in Calabria della solidarietà verso i vecchi, ma soprattutto della legalità. Cosa si discuterà soprattutto? L'associazione Bruzza già da tempo opera nella nostra provincia, rappresentando una vasta platea di calabresi. I calabresi sono il 12% della popolazione della provincia, nativi e ovviamente originari, e questa serata si inserisce nel quadro di tutta una serie di manifestazioni che l'associazione Bruzza sta promuovendo a Novara. Mi pare che è un'iniziativa molto appropriata, un'iniziativa volta a premiare il merito, l'impegno, la qualità, cose di cui al giorno d'oggi c'è molto bisogno per superare le difficoltà presenti e avere un futuro migliore. Questa sera qui all'Associazione Bruzza il dottor Renato Cortese, capo della squadra mobile di Reggio Calabria, in visita qui a Novara. Ma guardi, sono stato invitato dall'associazione, credo mi daranno un premio e di questo ovviamente sono molto onorato. È bello ritrovare un'associazione di calabresi operosi e produttivi che lavorano in un tessuto come Novara, in un momento storico in cui si parla di 'ndrangheta non soltanto al sud ma anche al nord Italia. Fa piacere che ci sia una società civile che parli anche di queste cose e dia un esempio positivo. Volevo ringraziare tutti voi, in modo particolare il dottor Giuseppe Amelio, prefetto di Novara, il dottor Giovanni Sarlo, questore da qualche mese di Novara, l'ingegner Diego Suzzani, presidente della provincia di Novara, consigliere regionale del PD Giuliana Manica, il dottor Nicola Parisi, vicequestore della questura di Novara, e naturalmente tutti voi e i premiati, e dopo vedremo chi sono. Dicevo, i premi Bruzza Novara 2010. Innanzitutto
Ringrazio l'Associazione Culturale Bruzia di Novara per l'onore che mi ha concesso di rabbiarmi sulla voglia di un gruppo di amici di calabresi, di origine calabrese, di novaresi di origine calabrese, qui residenti da tantissimi anni, ma che sentivano così il bisogno di ritrovarsi, di stare insieme, ma soprattutto di fare un qualcosa che ci unisse e che ci portasse a poter spendere una parte del nostro tempo qui, anche verso la Calabria. Ecco perché nasce l'Associazione Culturale Bruzia, l'abbiamo chiamata Bruzia e non in altro modo, perché Bruzium o Bruzia è l'antico nome, è un nome antico della parte alta della Calabria. Ma padre, che è il modo migliore di ricordare Santo e tutti gli altri ragazzi prematuramente scomparsi, era quello di assegnare al loro nome in queste borse di studio. Grazie naturalmente ai Bruzi, parte importante della storia del nostro paese. Grazie, sono contento di rappresentare la parte maschile di quelli che hanno ricevuto la borsa di studio. Grazie alla mia famiglia, alla mia scuola, alla mia Cecchi. Dottor Renato Pontese è calabrese di Santa Severina, piccolo centro bellissimo del Crotonese, e tanti anni nella Polizia di Stato, oggi è il primo dirigente della Polizia di Stato, è stato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata in generale, prima era in Sicilia, ha partecipato, ha diretto il pool investigativo che ha portato all'arresto di Bernardo Provenzano, che è stato un po' il simbolo d'escalation della lotta alla mafia nella Sicilia. Oggi è qui con noi e io chiamerei il dottor Giuseppe Amelio per la consegna del premio. Il bello della diretta, Baudo avrebbe detto il bello della diretta, lo dico io, no? Grazie per l'invito e grazie per aver pensato a me. Grazie, sono veramente contento e onorato di essere qua e di aver ricevuto questo premio.
premio che è molto bello e me lo tengo gelosamente, però mi sento sicuramente di condividerlo con tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato che lavorano con me a Reggio Calabria, ma che hanno lavorato con me a Palermo. In questo momento storico c'è tanto bisogno di cerimonie di tipo questa sera, perché è un momento in cui la Calabria sta vivendo un rinnovato impegno nel far fronte a una prepotenza e all'arroganza mafiosa che è veramente molto forte. È un'organizzazione terribile, la 'Ndrangheta, probabilmente che sottovalutata per anni, oggi si sta sviluppando in maniera paurosa con una potenza economica e militare che è di tutto rispetto. Pensate che gli investimenti economici miliardari che sta facendo nel nord Italia e nel mondo, pensate il Café de Paris della famosa Via Veneto di Roma, era frutto del riciclaggio delle famiglie dell'Ndrangheta, in particolare degli Alvaro di Sinopoli. È un momento forte, in Calabria sta cominciando timidamente a reagire anche la società civile, stanno nascendo movimenti tipo Dio Pizzo della Sicilia anche a Reggio Calabria, che per Reggio Calabria è veramente molto forte questo impegno, questa reazione. Ed è un momento di riscatto della gente di Calabria, perché a Reggio Calabria, con questa tracotanza della 'Ndrangheta, sta vivendo un momento di assenza di libertà e di democrazia. Pensate, e non voglio dilungare, che il cittadino di Reggio Calabria non è il padrone di decidere a quale impresa assegnare i lavori, non dico di un ponte o di un'autostrada, ma anche della ristrutturazione del proprio appartamento. In un quartiere detta legge il boss del quartiere, e il proprietario di un appartamento è costretto ad appoggiarsi a quell'impresa piuttosto che un'altra. Voi avete origini calabrese, sapete perfettamente cosa parlo. Abbiamo arrestato 10 giorni fa 35 persone violentissime che imponevano la loro legge in un quartiere Cittarello Modena, che qualcuno forse ricorderà della città di Reggio Calabria, e la gente la mattina dopo ha reagito scrivendo sui muri di quel quartiere: abbassa la mafia, viva la polizia. Questo è un segno di rinascita di Reggio Calabria, quindi sono contento che questa sera una comunità di calabresi qua a Novara, insomma, sia testimonianza di quella che la Calabria è pulita e per bene, che diciamo siamo la stragrande maggioranza. Grazie.